No, è sicuramente una partita fondamentale per noi, come è uno scontro per loro, quindi sarà una partita difficile come tutte le altre e noi andremo là per cercare la vittoria, perché abbiamo bisogno sia per noi che per la nostra classifica, quindi non andremo là per accontentarci del punto, ma per cercare di vincerla quella partita. E ovviamente se ci troviamo in questa situazione comunque è perché per una serie di motivi, non penso ci sia un motivo unico, un po' per colpa nostra, un po' per gli infortuni, perché comunque ci sono mancati giocatori importanti per diverso tempo. E siamo entrati in questa situazione dove tocca a noi toglierci e si pensava di fare un campionato più tranquillo, però comunque si è parlato di playoff, eccetera, eccetera. Noi siamo una squadra che prima di tutto si deve salvare. E poi abbiamo dimostrato di aver fatto anche grandi partite e di tenere il passo anche di squadre più importanti di noi. Però ovviamente quando eravamo al completo e quando comunque eravamo tutti a disposizione del mister che ha dovuto spesso fare delle scelte forzate. No, ma infatti me l'ha detto prima Beniamino sta cosa, cioè ci tenevo a chiarirla, cioè, io mi sono girato perché per esultare con loro, ma se andate a vedere ovviamente io lo faccio spesso quando mi trovo lì in quella zona a esultare con i tifosi anche di quella parte. Non so perché questa volta si è vista la vena polemica mentre tutte le altre 10 magari non è stato detto niente, però comunque ci tenevo a chiarirla che era un esultare con i tifosi, la mia, infatti non c'è stato nessun gesto, nessun, cioè, ci tenevo a chiarirla sta cosa che quando me l'ha detta ci sono rimasto pure un po' così perché ho detto, cioè, era follia per me questa. Sì, no, ma ti ripeto, se tu vai a vedere magari quando ho fatto un assist o col Foggia, se non mi sbaglio, è successo pure, mi giro spesso verso la tribuna o la tribuna Terminio, quindi. Ma questo, insomma, se il mister dice sta cosa vuol dire che ci ha visto lui questo limite caratteriale. Sì, no, vabbè, l'ha detto lui, quindi non so, magari dovete chiederlo a lui il motivo. Quello che penso è che questa squadra le palle ce l'ha e l'ha dimostrato fin da quando sono arrivato io qua a gennaio dell'anno scorso, perché comunque quando sono arrivato io era una situazione difficile, molto difficile, e abbiamo dimostrato con quella salvezza di averle le palle. Se è questa una questione per aver perso i due derby, penso sia un po' riduttivo trovare una scusa solo caratteriale. Sicuramente ci può essere anche quella componente lì, però magari siamo andati anche in difficoltà a livello tecnico o tattico. Penso sia un insieme di cose che non è un po' riduttivo parlare di mancanza di palle. Ma il fatto che andiamo in bambola in una partita vuol dire non onorare la maglia dell'Avellino? Ti faccio un esempio col Pescara, secondo te non abbiamo lottato. Io penso che sia stata una partita dove noi abbiamo lottato. Poi siamo andati in difficoltà perché siamo andati subito sotto, una partita che dovevamo vincere, perché dovevamo vincere contro una squadra che era in difficoltà come noi. E poi, ti ripeto, abbiamo preso gol e siamo stati due volte bravi a reagire e a recuperare la partita. Io penso che tutti questi ragazzi stiano onorando, come dici tu, la maglia dell'Avellino. Io non penso sia questo il problema, perché comunque sono tutti giocatori, sono tutti calciatori professionisti, quindi se tu dici che non la onoriamo, mi dispiace. Io ti posso dire che io, come tutti gli altri ragazzi, ci mettiamo l'anima perché comunque è anche una questione, non è che se l'Avellino va male è un bene per noi, capisci? Cioè, ci rimettiamo noi, ci rimette la nostra carriera, il nostro futuro, e ci rimette l'ambiente, la società, i nostri contratti e tutto. Quindi quello che ti voglio far capire è che se l'Avellino va bene è anche un bene per noi, cioè non è un male per noi.
Ma allora, sul fatto del mio ruolo, mi sembra un po' ancora che io a 29 anni quasi devo dire qual è il mio ruolo, dopo 10 anni di Serie B, mi sembra un po' ridicola come cosa. Cioè, io ho sempre giocato terzino destro in tutte le squadre e sono un terzino destro, ovviamente con le mie caratteristiche. Ho giocato un anno a Vicenza come finto attaccante nel 4-3-3 di Marino. Ma perché comunque c'erano dei meccanismi in quella squadra dove c'era bisogno di uno con le mie caratteristiche in quel ruolo. Però io sono un terzino e mi esprimo meglio da terzino, ovviamente. E ci sono partite e partite. Se io devo difendere 90 minuti è normale che possa andare in difficoltà. Se io attacco per 90 minuti posso darti una mano a livello di squadra. Quindi ti rispondo. Spero sia l'ultima volta che mi arriva questa domanda. Io sono un terzino destro, ho sempre fatto il terzino destro. E quindi questa è la mia risposta. Poi, ovviamente, questa cosa della mia duttilità a volte si interpreta male, nel senso che siccome sono uno duttile, allora non si capisce bene qual è il mio ruolo. Io, se c'è esigenze della squadra, del mister, mi adatto volentieri a fare altri ruoli. L'anno scorso sono arrivato, ho fatto 6 o 7 partite il terzino sinistro. Ma lo faccio senza nessun problema e dove c'è bisogno e dove c'ha bisogno la squadra in quel momento io gioco, non è un problema. Però sono un terzino destro. Ma ci sono stati delle ho avuto una discussione con il team manager dell'Avellino della Salernitana e insomma sono cose che dopo un derby poi io lo sentivo in maniera particolare possono succedere. E niente, quindi una cosa insomma finita lì. Sì, penso sia cruciale pure la partita di Vercelli, nel senso che è uno scontro diretto contro un avversario che lotta per la salvezza. Quindi pensiamo prima a Vercelli, poi dopo sono 3 partite in casa dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili, ovviamente. Però insomma, sarà bene pensare alla partita di Vercelli che credo sia importante. Ma allora, ti rispondo alla prima parte che ho fatto poche volte il terzino destro, quando quest'anno ho giocato praticamente sempre terzino destro. E forse l'ultima partita, o quando abbiamo fatto il 3-5-2, 3-5-2. ma il quinto è forse ancora di più il mio ruolo, perché sono sgravato da compiti difensivi e quindi posso, ti ricordo a Cittadella, che facevamo il 3-5-2, cioè forse il quinto di centrocampo è il ruolo dove posso esprimermi meglio. E quindi tutte le altre partite, se ti ricordi, comunque ho giocato spesso terzino destro, o comunque quando sono entrato perché c'era bisogno di una maggiore spinta, sono entrato da terzino destro. Mi ricordo poche partite, forse 3 o 4, Novara, questa, dove ho fatto il centrocampista, quindi è quanto. Per l'altra domanda era se eravamo col mister, cioè questa è una domanda che cioè, penso sia scontata, noi siamo col mister e lo dimostriamo ogni volta e cerchiamo di fare in campo quello che ci chiede. Noi siamo professionisti, quindi siamo tutti con il mister e siamo dalla parte del mister fino a che non raggiungeremo sta salvezza e concluderemo bene quest'annata. No, ora, soluzione tattica migliore non te lo posso dire, non te lo so neanche dire, nel senso ti posso dire che con le 2 punte davanti il secondo tempo siamo riusciti a far meglio perché Matteo era troppo isolato e non riuscivamo a salire. E è anche vero che spesso arriviamo sul fondo a mettere questa palla e magari abbiamo bisogno delle 2 punte. Quindi comunque penso che il mister abbia già in mente i correttivi adatti per noi. Ma è un avversario abituato a lottare per la salvezza, si è sempre salvata ultimamente, quindi è un campo brutto, è un sintetico stretto e quindi è un campo particolare. È un avversario difficile come tutti in Serie B, quindi andiamo là e ci aspetta una guerra. Certo, io Fabrizio soprattutto lo sento sempre perché comunque c'è un rapporto di amicizia al di là delle questioni calcistiche, quindi sarà un piacere ritrovare anche Willy, insomma, e
e salutarli prima della partita, poi dopo basta, non li saluto più.